che vedete sono le Hawaii, ma la sorpresa più bella deve ancora venire. Eccola! Ehi, ma sei tu! Un amico di mio padre mi ha portato a fare un bel giro sul suo aereo privato. Mi ha fatto addirittura viaggiare sul sedile del copilota. Caspita, che fortuna! Anche mio padre sta pensando di acquistare un aereo privato. Se lo comprasse volerei a scuola in un attimo. Suneo, se davvero avrai un aereo privato, dovrai invitarmi a farci un giro. Sì, ci puoi contare. Porterai anche me? Naturalmente, Shizuka. No. Mi dispiace tanto, ma avremo solo 4 posti, Nobita. Sì, me lo immaginavo. Hai intenzione di comprare un aereo? E vorrei tanto poterci salire anch'io. Io non posso procurarti un aereo privato, ma... con questo ciuschi potrai volare lo stesso! Insetti Control! Volare su un insetto? Esatto! Ti basterà posizionare il ciuschi sul dorso di un insetto e lo piloterai come se fosse un vero aereo! Ma io non ho mai visto degli insetti così grandi! Aspetta, non ho ancora finito! Il tunnel che rimpicciolisce! Su, coraggio, sbrighiamoci, entriamo! Wow! Il parco abbandonato sembra la foresta amazzonica! Su, cerchiamo un insetto da cavalcare. Dai, andiamo! Ma scusa, come facciamo ad attaccare questo ciuschi a una libellula così grande? Tranquillo, è facile. Punta la ventosa verso l'insetto che vuoi cavalcare e premi il pulsante che c'è qui in mezzo. Stai a vedere? Visto com'è facile? Tirando la cloche verso di te si sale! Voglio provare anch'io! Non ci riesco! Purtroppo le libellule sono molto veloci! Puntala verso una libellula che si è posata da qualche parte! È una buona idea! Perfetto! E ora non muoverti da lì! Ce l'ho fatta! Adesso tira la cloche e vedrai che volerà! Forza, libellula, è il momento di decollare! Ma cosa... perché questo insetto non funziona? Ehi, Doraemon, la mia libellula ha un problema a un'ala! Ora controllo! Oh, sì, hai ragione! Forse sarà stato un altro insetto, oppure un uccello! Povera libellula, tu la puoi aiutare? Sì, ci penso io! La borsa del dottore! Sta tranquilla, amica mia. Presto potrai tornare a volare proprio come prima. Ala riparata! Più divertente del copter! Loro sono molto meglio di un aereo privato! Mi è venuta un'idea! Inviterò Shizuka a fare un giro con noi! Ne sarà felice! Viaggio a bordo di un insetto! Ehi, ciao Shizuka! Nobita, ma dove sei? Ti sento, ma non ti vedo! Sono qui, sopra questa foglia! Nobita, sei proprio tu! Che bello! È straordinario, non è vero? Sì, hai ragione! Mi sembra di essere una fatina! Proviamo a volare un po' più in alto! Stanno arrivando Gianni e Suneo! Mi è venuta un'idea!
Viaggiare su un aereo privato è meraviglioso! Oh, era la voce di Nobita o sbaglio? Io non lo vedo. Ah, come mi diverto! Nobita sta volando su una libellula! Cosa hai detto? Oh, di sicuro è un altro ciuschi di Doraemon! Ehi, vogliamo fare un giro anche noi! Sì, fa salire anche noi! Potete scordarvelo, mi escludete sempre da tutto quello che organizzate! Che insolente, vuol dire che lo cattureremo! Prendilo! Ci penso io! Mi sta divertendo un mondo! Nobita, come osi trattarci così? È inutile che ci provi, questa libellula è troppo veloce! Sto per catturarci, presto, vola! Ecco, l'ho presa! Sei stato bravissimo, l'hai ipnotizzata! E ora vogliamo fare un giro anche noi, se no per te saranno guai! Oh, e va bene, hai vinto tu, Doraemon! Meraviglioso! Davvero incredibile! Ricordate di non far stancare troppo le libellule! Ehi, facciamo una gara che arriva prima in cima alla collina! Va bene, io ci sto! Questo non è leale! Io e Doraemon abbiamo solo una libellula comune e Shizuka una farfalla a coda di rondine! I nostri insetti sono molto più lenti di quelli che state pilotando voi due, uffa! Non lamentarti, siete voi che avete scelto degli insetti scadenti! Chi perderà la gara domani dovrà fare le pulizie a scuola! Cosa? Sì, parte! State attenti, è pericoloso! Coraggio, Shizuka, seguiamoli! Sì! È troppo divertente! Sì, è anche molto emozionante! Che cos'era quello? Che ti importa? Andiamo più veloce! Arrivo! Dai, seguimi, vieni, da questa parte! Stanno andando talmente veloci che non riesco più a vederli! Aiuto! Qualcuno venga ad aiutarmi! Questa è la voce di Suneo! Guardate, eccolo là! È in pericolo! Dobbiamo intervenire! Tieni, Nobita! Sì, arrivo! Indietro! 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 Stai indietro! 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 Oh no! Indietro! 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 Appena in tempo! Ero sicuro che mi avrebbe mangiato! E Gianna, dov'è finito? È andato avanti per conto suo! È pericoloso volare da soli! Hai ragione, Doraemon! Ci sono tantissime ragnatele in mezzo a tutte queste foglie! Cerchiamolo! E vai, sono arrivato primo! Ho vinto io! Ehi, ma dove sarà finito Suneo? Oh no, non ricordo più da dove sono venuto! Cos'è questo rumore? Aiuto, sembra che ce l'abbia con me! Aiuto! Avete sentito, ragazzi? Sì, sbrighiamoci! Gian! Dove sei andato a finire? Non riusciamo a vederti! Doraemon, guarda! Gli è successo qualcosa! Gian! Dove sei? Credo che Gian sia stato attaccato da un calabrone. Perché proprio da un calabrone? I calabroni di solito pungono e basta. Possono mordere. Attaccano a morsi anche insetti molto più grandi di loro.
Caspita, dobbiamo andare a cercare Gian e salvarlo. Ma come facciamo? I calabroni sono insetti molto forti e pericolosi, lo sanno tutti. Noi siamo minuscoli, non possiamo competere con loro. È vero, però noi abbiamo i ciuschi di Doraemon. Hai ragione, ma visto che adesso il mio corpo è piccolo, anche i miei ciuschi hanno diminuito il loro potere. Allora torniamo subito al parco abbandonato e riprendiamo le nostre dimensioni normali. Non possiamo, ci vorrebbe troppo tempo. Se almeno potessimo vedere dove si trova. La passata TV! Ecco dove è andato! Muoviamoci! Oh no, i nostri insetti se ne sono andati! Dobbiamo trovarne immediatamente degli altri! I calabroni si muovono più velocemente di noi! Guardate, una locusta migratoria! Ce ne sono delle altre! Sono quello che ci serve! Si batte! Ora potremo andare molto più veloci! Non vedo Nobita, dov'è finito? Cosa ti è venuto in mente? Purtroppo non sono riuscita a trovare niente di meglio. Sbrighiamoci! Più in fretta che potete! A quanto pare abbiamo qualche piccolo problema. Un altro? Sì. Non mettermi le mani sugli occhi. Che cosa possiamo fare, Doraemon? Sembra molto affamata. Presto, saltate giù. Guardate, un lago. No, è solo una pozzanghera. Dobbiamo attraversarla, ma come possiamo fare? Se c'è dell'acqua ci saranno delle libellule. Su, presto, dobbiamo cercarle. Ehi, ho trovato! Coraggio, dovete solo fare come me. Ma ti sembra il caso di metterti a giocare con l'acqua ora? Dobbiamo sbrigarci, il povero Gianni verrà divorato da quell'orribile mostro. Sto tranquillo, fai come me. Va bene, ma a che serve? Continuate a picchiare sull'acqua! Oh, insetti pattinatori! Meraviglioso, è troppo divertente! Mi sembra di essere su un aliscafo! È perché gli insetti pattinatori si spostano sull'acqua approfittando della tensione superficiale! Doraemon, perché sono stati attirati da noi quando abbiamo mosso l'acqua? Questi insetti percepiscono gli spostamenti delle prede sulla superficie. Per questo sono attratti dall'acqua in movimento. Quindi pensavano che noi fossimo del cibo per loro. Sono venuti da noi solo per mangiarci. Non preoccupatevi. Precipiteremo. Tirate la cloche verso l'alto e via. Oh, è qui! Eccolo laggiù! Il calabrone lo mangerà! Sono salvo! No, Gian! Non entrare in quel buco! Non farlo! Mi
Sembra che si sia messo al sicuro andando lì dentro. Forse non sai che i calabroni costruiscono il nido nella terra. Quindi vuoi dire che quello è un nido costruito dai calabroni? Prova a prendermi adesso se ci riesci, brutto insetto. Non ce la fai, non puoi venire qui. Ti consiglio di rinunciare, cerca qualcosa da mangiare da un'altra parte. Non ci posso credere. Dobbiamo salvarlo. Guardate là. Presto, scappiamo! Cosa saranno questi bruchi? Sono disgustosi! Mi scusi, tolgo subito il disturbo! Senti, Doraemon, non puoi fare niente per aiutarlo. Purtroppo non mi viene in mente nulla. Oh no, saranno quegli occhi rossi. Ma in che razza di posto sono finito? Mi nascondo. Ragazzi, non c'è problema! Doraemon, che insetto è quello? È un grillo talpa! Un momento! Potrebbe anche esserci utile per riuscire a salvare Gian! Coraggio, salite anche voi! Sì! Sono nei guai. Aiutatemi! Gian! Sei tu, Doraemon? Sì. Ma presto, salta su! Arrivo! Ora si parte! Dobbiamo continuare a scappare! Ora tu è giusto! Sai combinare soltanto guai! Se n'è andato anche lui! Dobbiamo sbrigarci, che la promessa non scappiamo! Correte più fretta che potete! Io che pensavo che mi avreste salvato! Qualcosa, Doraemon!
Non so proprio che cosa potrei fare. Sono cavata per un pelo. Ma cosa? Caspita, ma è proprio lei. Incredibile, è la libellula che abbiamo aiutato. E adesso lei ha salvato me. Oh, finalmente quei calabroni se ne sono andati. Ragazzi! Oh? È Nobita! Ciao! Sono sana e salvo. Per fortuna! Arriva! Grazie per l'aiuto, amica libellula. Mi è passata la voglia di volare. E io sognerò calabroni per un sacco di tempo. Sei sempre il solito, Jack. Sempre allegro.